Benvenuti su Fair Play, risultati della nona giornata di Serie A femminile. Roma-Sampdoria, vince la Roma per 2-0. Rete di Giuliano al 42esimo su calcio di punizione e rete di testa di Roman Haug all'83esimo su cross di Greggi. Parma-Juventus, vince la Juventus segnando due reti durante gli ultimi 6 minuti di recupero. Rete di Boateng da fuori area durante il secondo dei minuti di recupero e rete di Gunnar Stottir durante l'ultimo minuto di recupero. Sassuolo-Pomigliano. La partita termina con la vittoria del Sassuolo per 2-1. Rete di Popa di Nova al 24esimo e rete di Cleland al 67esimo. Milan-Como. La partita termina con il risultato di 3-3. Fondamentale un rigore battuto da Rizzon sul terzo minuto di recupero che regala al Como la rete per il pareggio. Fiorentina-Inter. La partita termina con le reti bianche. La classifica finale è la seguente: Roma 24 punti, Juventus 20 punti, Fiorentina 19 punti, Inter 18 punti, Milan 13 punti, Sampdoria 10 punti, Pomigliano 7 punti, Sassuolo 6 punti, Como 6 punti, Parma 4 punti. Per oggi è tutto, seguiteci sui nostri profili social. Fair Play, storie di calcio, storie di vita.